Cari pellegrini, Elena Mirkakova è una scrittrice russa che oggigiorno va per la maggiore, una scrittrice anche di gialli. Lei ha scritto così, parlando un po' della sua vita, anche della sua infanzia, della sua fanciullezza. Voglio leggervi queste parole che poi ci danno spunto a fare qualche riflessione. Una volta la nonna mi aveva dato un consiglio. Nei periodi difficili vai avanti a piccoli passi. Fai ciò che devi fare, ma poco alla volta. Non pensare al futuro, nemmeno a quello che potrebbe accadere domani. Lava i piatti, togli la polvere, scrivi una lettera, fai una minestra. Vedi, stai andando avanti passo dopo passo. Fai un passo e fermati, riposati. Fatti i complimenti. Fai un altro passo, poi un altro. Non te ne accorgerai, ma i tuoi passi diventeranno sempre più grandi e verrà il tempo in cui potrai pensare al futuro senza piangere. Queste parole di Mirkakova, cari pellegrini, ci fanno capire l'importanza di dare significato ai singoli attimi che costituiscono la nostra vita. Un grande scrittore di teologia spirituale, come è stato il padre Pierre Fiche, che ha scritto un'opera importantissima, che si chiama Santificare il momento presente, dice così: l'anima può essere povera, inferma, obbligata qualche volta ad abbreviare ed anche a sopprimere qualcuno dei suoi esercizi di pietà. Essa può non aver da compiere che azioni volgari agli occhi del mondo, può condurre una vita triste e monotona, poco importa. Essa è dove Dio la vuole. Essa fa, soffre, essa si dà tutta intera a ciò che Dio si aspetta da lei nel momento preciso in cui si trova, senza che ci sia mai il minimo disaccordo tra la sua volontà e la volontà e il beneplacito, senza perdere tempo a preoccuparsi inutilmente del passato e dell'avvenire. Quindi Padre Fiche ci dice che in ogni attimo siamo tenuti a fare la volontà di Dio. Non siamo tenuti a scegliere dove e come fare la volontà di Dio, né siamo tenuti a pensare e a rimangare il nostro passato, né tantomeno a pensare ah, in futuro dovrò fare così. No, è nell'attimo che Dio ci parla, cioè nell'attimo che noi incontriamo nella nostra esistenza, che dobbiamo riconoscere nella nostra vita e che in un certo qual modo si impone nella nostra vita, è lì che si manifesta la volontà di Dio. Ed è quell'attimo che poi costituisce, no, tutta l'armonia o la sinfonia, perché poi ogni attimo è diverso dall'altro, della nostra vita, di quella vita che deve essere orientata poi al raggiungimento di Dio stesso. E ancora il padre Pierre Fiche, sempre in quest'opera, Santificare il momento presente, dice: santificare il momento presente è concentrare sopra questo momento, il solo che ci appartiene, tutta la nostra attività, tutta la nostra buona volontà, per passarlo il più santamente possibile, senza preoccuparci inutilmente del passato che non esiste più, né del futuro che non è nostro. E allora vedete, una piccola questione, proprio breve breve, ed è questa: perché oggi l'uomo contemporaneo non sa più vivere il momento presente? E molto spesso si lascia troppo condizionare dalla nostalgia del passato, oppure a ipotizzare quello che potrebbe fare in futuro, perché il tempo è diventato per l'uomo contemporaneo, ce lo siamo detti più volte, una sorta di tabù, di maledizione.
un qualcosa su cui non si deve riflettere, perché il tempo per l'uomo contemporaneo, per il pensiero dominante, non è altro che un provenire dal nulla per andare verso il nulla. Ma quando il tempo invece è finalizzato all'eterno, quando il tempo diventa, come dice Gustave Thibon, la fidanzata, il tempo diventa il fidanzato dell'eternità, e quindi l'eternità diventa, come dice appunto precisamente Thibon, la fidanzata del tempo, allora ogni attimo che costituisce il tempo è pregno, è intriso di significato. Ed ecco questo il senso del consiglio che la nonna dette alla giovane Elena Milkakova. Fai un passo dopo l'altro e gusta ogni passo che tu fai nella tua vita, e verrà appunto il tempo in cui potrai pensare al futuro senza piangere, ma un futuro di trionfo totale della letizia umana. Bene, cari pellegrini, ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Vi ricordo come sempre che Dio è verità, bontà e bellezza.